Diciamo che sono stata innanzitutto onorata di avere questo riconoscimento e tra l'altro io ho vissuto in questa regione, quindi mi ha un po' riportato alla memoria il mio vissuto familiare, personale e comunque è un sigillo che prima di me hanno avuto grandissime personalità e quindi a maggior ragione sono davvero onorata di essere la destinataria quest'anno di questo riconoscimento. E per quanto riguarda il protocollo, devo dire che è un protocollo importante perché si fanno delle informative antimafia anche sotto soglia, proprio perché il momento è delicato e noi dobbiamo stare attenti a che in questo periodo in cui lo Stato, il governo ha dato risorse per cercare di affrontare il momento difficile, non ci siano elementi della criminalità organizzata che poi si inseriscono nel circuito legale di queste risorse, per come vengono spese, per come vengono utilizzate. Quindi importantissimo essere a Urbino, importantissimo essere in questo ambiente nell'università che rappresenta un po' lo specchio della cultura, perché io faccio sempre riferimento ai giovani, l'ho detto anche prima, quindi davvero non poteva essere che la sede diciamo naturale per siglare un protocollo di questo tipo.